stagione teatrale della Fabbrica ha preso il via 15 giorni fa e devo dire che è stato un esordio entusiasmante con il visitatore, con Haber Alessio Boni, veramente è stato uno spettacolo, oserei dire, indimenticabile. Anche i nostri abbonati, che quest'anno, vorrei sottolineare, sono arrivati a quota 555 e credo che per noi è una grandissima soddisfazione questo traguardo, e il pubblico presente sono stati estasiati da questa rappresentazione del visitatore. E sul secondo spettacolo, devo dire la verità, ci aspettavamo decisamente qualcosa di più. Era uno spettacolo che il Ciurito ci ha imposto per, diciamo, propagandare un po' il teatro piemontese. Era la compagnia del teatro stabile di Torino, l'albergo del Libero Scambio, che non ha ottenuto magari quel gradimento che si poteva pensare alla vigilia, ma sicuramente avremo modo di riscattarci il prossimo appuntamento, che sarà il 19 dicembre con Emilio Solfrizzi, Sarto per Signora, una commedia brillante. La prevendita è già in corso e sta andando molto bene. Vorrei approfittare anche per segnalare qualche altro evento per noi importante. Quest'anno replichiamo l'11 di dicembre, appuntamento con il Gospet. Wild Spirit saranno ospiti al Teatro La Fabbrica. L'anno scorso è stato un grandissimo successo, e anche per questo che abbiamo voluto riproporli, e quest'anno, anche in questo caso, la prevendita è in corso, il biglietto costa 10 euro. Devo dire che la stagione della Fabbrica proseguirà poi il prossimo anno con degli eventi, direi, per noi importanti, ma soprattutto la presenza di attori che per la prima volta calcheranno il palcoscenico, della Fabbrica. Giuliana Dessio, ad esempio, sarà l'esordio qui, alla Fabbrica, e porterà uno spettacolo che sono 7 anni praticamente che sta portando in tutti i teatri d'Italia, Notturno di donna con ospiti, è il titolo della commedia. E poi, per quanto riguarda l'appuntamento che avremmo avuto, purtroppo, come sapete, la scomparsa di Luca De Filippo, che doveva essere nostro ospite proprio i primi di marzo con lo spettacolo Non ti pago, e posso già anticipare che manterremo comunque la data che avevamo prefissato, che era il 4 di marzo. Manterremo anche il titolo della commedia Non ti pago, e purtroppo al posto di Luca De Filippo avremo comunque un grande attore napoletano, Gianfelice Imparato, che da qualche settimana già in altri palcoscenici, come più a Milano, aveva sostituito Luca De Filippo, visto che aveva già dei problemi non indifferenti prima della sua morte. Ecco, Quindi, Luca De Filippo l'avevate conosciuto, aveva già calcato no, le qua no, scene qua, non no? era mai venuto Luca De Ah. Filippo qui alla Fabbrica. Per lui sarebbe stato l'esordio qui, e per noi una grossa soddisfazione.